Francesco Benigno è stato ufficialmente squalificato dall'Isola dei Famosi, dal suo passato difficile alla moglie, tutto su di lui. Francesco Benigno è un attore italiano, fino a poco fa era un concorrente della nuova edizione dell'Isola dei Famosi ma è stato squalificato e ha quindi dovuto lasciare il reality. Non tutti conoscono il suo passato difficile, tutto su di lui. L'attore si è fatto subito riconoscere in Honduras per il suo carattere forte, prendendo parte di diverse discussioni e anche litigi. Il motivo della squalifica, il comunicato ufficiale del programma e tutto quello che si deve sapere sull'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Francesco Benigno, quanti anni ha, quanti figli ha, la moglie e il suo passato. Francesco Benigno è un attore, cantante e regista italiano. Ha partecipato per poco alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, dalla quale è stato squalificato. Padre di tre figli, avuti tutti dall'attrice e conduttrice Valentina Magazzù, con cui si è sposato nel 2021. Aveva lasciato la famiglia per partire per l'Honduras e partecipare all'Isola dei Famosi ma è stato squalificato. In un primo momento sembrava si fosse ritirato spontaneamente. Poi il programma ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato che l'attore è stato squalificato perché avrebbe avuto comportamenti non consoni e vietati dal regolamento. Già in passato, nel 2004, Benigno aveva partecipato al reality La Fattoria, nel corso degli anni ha proseguito la sua carriera da attore e regista. L'attore non ha avuto un passato facile. Ha un trascorso che è stato molto duro per alcune vicissitudini che hanno coinvolto lui e i suoi familiari, ha abbandonato molto presto la scuola per aiutare il padre al mercato ortofrutticolo. Tempo fa nel programma Vieni da me aveva raccontato di aver perso la madre quando era molto piccolo, aveva solo 9 anni quando ha dovuto dirle addio per sempre. A 14 anni ha deciso di andare via di casa per allontanarsi dal padre con il quale aveva un rapporto molto burrascoso, pare che lo costringesse a restare in casa legato con catene alle caviglie per tenerlo sotto controllo. Tutti episodi che l'hanno molto traumatizzato, nel 1989 per lui è arrivata la svolta quando un amico l'ha invitato a partecipare al provino Mary per sempre ed è lì che Benigno ha conosciuto Marco Risi ed è stato scelto per interpretare il ruolo di Natale, personaggio che l'ha reso celebre. Grazie a questo ruolo, infatti, si sono aperte per lui le porte del mondo del cinema.